Nonostante la crisi economica diffusa nel paese e forse nell'intera area europea, sul territorio del centro Abruzzo c'è chi con coraggio intraprende attività. Domenica scorsa, a Popoli, nel centro, è stato inaugurato un nuovo bar, caffetteria, gelateria, denominato appunto Neo Bar. Abbiamo intervistato i titolari Francesco Di Felice e la gentile signora Marilisa. È il caso di ricordare che gli stessi hanno recentemente inaugurato un altro bar, altresì denominato Neo Bar, proprio a Sulmona, in piazza Garibaldi. Come è venuta l'idea di aprire un bar a Sulmona e un bar a Popoli? È nato prima il bar a Popoli e poi in secondo momento quello di Sulmona. Abbiamo fatto il bar di Sulmona, bar, gelateria, caffetteria, e poi subito dopo abbiamo deciso di rinnovare questo qui di Popoli perché era... Quindi già c'era questo? Già c'era, però l'abbiamo ristrutturato e adesso abbiamo questi due locali che sono simili, uno più grande e uno più piccolo, in cui si può gustare gelato artigianale, cioccolata artigianale, creata da noi tutto qui a Popoli, nel laboratorio di Popoli, e un ottimo caffè, aperitivi. In realtà è un bar storico, esiste qui dagli anni 50, quindi noi siamo l'ennesima gestione dopo tanti anni che sono trascorsi. Noi abbiamo iniziato nel 2015 con questo bar, abbiamo via via apportato migliorie e adesso era arrivato il momento di metterci le mani in via definitiva. E quindi abbiamo sistemato sia la parte tecnologica sia la parte estetica, il dehors, e con l'occasione abbiamo ampliato l'offerta di prodotto. Quindi tutto quello che già funzionava a livello di caffetteria adesso viene affiancato anche da un aperitivo curato meglio rispetto a prima, e comunque il punto forza è sempre la gelateria. Gelateria e cioccolateria. Come abbiamo già portato su Sulmona, la novità del nostro marchio nuovo Bis, gelateria e cioccolateria, ed è tutta opera di Marilisa e di Valentina. Quindi all'interno di Neobar Popoli e Neobar Sulmona il marchio Bis produce e commercializza cioccolato e gelato artigianale.